Erano 10 anni che sognavo di rifare Romeo e Giulietta. Purtroppo i produttori mi dicevano sempre la stessa cosa. Ci hanno già fatto troppi film. Poi, per fortuna, ho incontrato i fratelli Capone e a loro l'idea è piaciuta subito. Anche perché di Romeo e Giulietta non ne avevano mai sentito parlare. I fratelli Capone mi hanno spinto verso un cinema nuovo. Un cinema no budget. Ho riscritto la sceneggiatura, ho lavorato molto di sintesi. All'inizio la sceneggiatura era di 120 pagine, alla fine 2. La copertina e la storia. Giulietta, ti amo. Oh, Romeo, anch'io ti amo. Ma pensi che piacerò alla tua famiglia? Ma che scherzi? La mia famiglia ti adora. Sì, 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 sì. Il film è tutto qua, ma come vedete il messaggio c'è tutto. Basta con queste tribolazioni, questi patimenti, Romeo si ammazza, Giulietta lo stesso, Shakespeare, basta. Il cinema ha bisogno di amori positivi e l'amore positivo al cinema ha un grande vantaggio. Si racconta in poco tempo. Azione! Oh, Romeo! Stop! Per sancire il nostro amore, mia cara Giulietta, ho pensato di farti un regalo speciale. Romeo. Salsicce Gerini, un insaccato ottenuto con carni grasse e magre, lavorato secondo l'antica tradizione. Gerini. Stop! Che è? Ma cosa dici? Beh, così la battuta è meglio secondo me, eh. Questa è pubblicità. Eh sì, ma io lo preferisco come regalo, le sì. Salsicce Gerini. Sì. Fanno i salumi dal 1882. Dai, non si può lavorare così, dai. No?